La manifestazione del 1° febbraio, una delle più grandi mai organizzate a Cagliari, non ha smosso le leve del governo regionale e così Coldiretti minaccia una nuova e meno pacifica irruzione del mondo agricolo nei palazzi dei Bottoni. Oggi la Coldiretti Nord Sardegna, appena unificate le sedi di Sassari e Gallura, ha tenuto una conferenza stampa con temi le più attuali emergenze, compresa la siccità. La cosa importante che doveva essere già fatta e che stiamo chiedendo ormai già da qualche mese è lo stato di calamità naturale che permetta alla Regione di poter utilizzare tra l'altro dei fondi nazionali ed europei per venire incontro a questo difficilissimo momento. Stiamo presentando singolarmente nei vari comuni delle autocertificazioni dichiarando noi quelli che sono i danni. Quando dovevano essere gli stessi tecnici, e credo che ne abbiamo diversi nelle varie agenzie, a fare i sovralluoghi, a stabilire loro qual era l'entità dei danni. Il prezzo del latte resta l'avvertenza di più lunga data e sempre più rappresenta un'emergenza vitale. Sono stati liberati 14 milioni dopo 2 mesi per quanto riguarda il comparto lattiero caseario, ma sono ancora là fermi nelle casse regionali perché non hanno trovato il sistema per poterli mettere a disposizione per i nostri pastori. La Regione deve darsi una sveglia, deve muoversi, deve cominciare a capire che le imprese stanno soffrendo in maniera pesantissima e non possono più resistere a questa situazione che sta subendo l'agricoltura sarda. Chiediamo interventi immediati, altrimenti riscenderemo presto, prestissimo in piazza. Sulle tante criticità del mondo agricolo sono intervenuti anche Giambattista Manduco di Coldiretti Gallura ed Ermanno Mazzetti, direttore per Sassari dell'organizzazione. In Gallura è stato recentemente chiesto lo stato di calamità naturale per la siccità.
Non c'è una chiusura della vertenza per i lavoratori dei consorzi zone industriali, come è stato riportato con diverse imprecisioni su alcuni organi di informazione. Lo segnalano i rappresentanti dei dipendenti ZIR di Sassari, che mantengono le loro posizioni di protesta per lo stato di precarietà in cui si trovano. L'accordo sottoscritto il 24 maggio, scrivono, non ha affatto sancito l'estinzione dei consorzi ZIR, che dovrebbe portare ad un assorbimento dei lavoratori da parte degli enti locali. Si tratta di un accordo quadro che semplicemente equipara gli inquadramenti dei contratti di lavoro nazionali della Federazione dei Consorzi e della Pubblica Amministrazione. La legge regionale numero 10 del 2008 prevede un subentro nella gestione delle ZIR dei comuni o in subordine di altri enti pubblici. In realtà sta succedendo, spiegano i dipendenti, che l'assessorato regionale dell'industria insieme al liquidatore stanno cercando di considerare in maniera indipendente gestione del personale, patrimonio e funzione dei consorzi, fatto che sta portando alla sistemazione qua e là dei dipendenti ZIR, svuotando delle funzioni e del patrimonio quelle istituzioni. Non è stato risolto il nodo fondamentale dell'avvertenza, sostengono i lavoratori, cioè la certezza della copertura economica per le retribuzioni dei dipendenti ZIR. Dagli anni 90, sostengono ancora i rappresentanti, i consorsi sono stati gestiti con risorse proprie e senza costi per la collettività e i dipendenti sono stati sempre pagati. Intrighi di palazzo delle diverse legislature invece stanno portando a concretizzare il disegno di regalare ai comuni il patrimonio delle ZIR.